fa. Non avrei mai immaginato di salirci anche nelle 24 edizioni successive. Perché sì, quest'anno è la mia personale 25esima volta che ho l'onore e il piacere di presentare il Palio del Loca. Se guardo indietro a tanti anni fa, era il 1993. Vedo un ragazzo con tante incertezze, tanto coraggio, tanto entusiasmo, che si apprestava a cominciare questa straordinaria missione. Oggi, 24 anni dopo, mi vedo un uomo con meno incertezze, più consapevolezza, ma lo stesso identico e mutato entusiasmo. Molti mi hanno chiesto, sei pronto? Sì. Molti mi chiedono, come fai? Di preciso non lo so, non c'è una risposta unica. Di sicuro questa forza me la date voi, gente meravigliosa, che volete bene a questa festa. Poi me la danno tutte quelle persone che si impegnano in prima persona per questa festa. Infine tutti quei ragazzi, bambini e piccoli, che si impegnano nei gruppi e nei cantori e che a loro volta vivono questa festa sui livelli di entusiasmo, ignorano cosa sia la fatica e la stanchezza e si gettano con tutto se stessi in queste 3 settimane e per tutto l'anno. Quando si arriva a compiere un anniversario così significativo, si è portati a fare un bilancio, a ripercorrere la propria storia, 25 anni di vita. Posso solo dire che questo incarico che i cantoni mi hanno assegnato con fiducia 25 anni fa e che mi hanno rinnovato nel corso di questi anni ha segnato e scandito le fasi della mia vita e di tanti che con me raggiungono di anno in anno traguardi ancora più impressionanti. Mi sono sempre considerato un piccolo ingranaggio di questa poderosa e complessa macchina che è l'autunno Carlasco e spero che questo mio ruolo di presentatore possa aver raggiunto il suo obiettivo, quello di spiegare e raccontare a tutti voi e alle migliaia che arriveranno quest'anno nel futuro la bellezza, la meraviglia e le mille sfaccettature di una manifestazione unica e ripetibile. Signore e signori, io mi chiamo Emanuele Cattoni e vi presento il presentatore dell'autunno Carlasco per la 25esima volta consecutiva, mio papà Gianluca Cattoni. 25 anni fa salivo per la prima volta sul palio, sul palco del palio, 25 anni consecutivi. È una grande emozione per me questa sera. I've been everywhere, man, looking for someone, someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Don't put the blame on me.
queste ragazze, è incredibile. Facciamo un applauso enorme alle cinque dentistiche, che sono fantastiche. Put your love on me, cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love on me. I feel it all around. I feel it all around. I will be singing. Thank you.
per il piacere. Appuntamento domani anche con loro. Grazie davvero, la piazza vi abbraccia, vi dà appuntamento domani. Abbiamo visto le bellissime immagini della Godiseo di settimana scorsa. Complimenti a questi ragazzi che tutto l'anno si allenano, tutto l'anno hanno servizio in giro in ogni dove. Il tuo cantone fa la passeggiata lungo il plastico, uno dei gruppi di grande rappresentanza. Le fruste del cantone di San Rocchin, favolose, veramente apprezzatissime dai nostri ospiti. Ed ecco qua l'ex rifugio, Emanuele, ciao, vieni. Allora, voi dovete sapere una cosa, che negli ultimi 20 anni del palio, questi due signori qua, che erano due bambini come loro quando hanno cominciato e che si chiamano Luca Este e Gabriele Pagani, sono 20 anni che trasportano, che portano nella sfilata questo peso, che loro erano alti 1,95 m prima di portare il peso, si sono rattrapiti, e questa sera qui davanti a voi c'è il cambio della guardia con i due ragazzi nuovi che si chiamano Davide e Edoardo. Eccoli qua, facciamo un applauso a questo momento storico. 20 anni dopo, quindi ci rivediamo fra 20 anni, quando loro lo passeranno a loro volta il testimone. Sing this song for a whole life long. I'll be your mister, you can be a man.
Thank you.